L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. La tragedia del cancro è che la cellula maligna non si ferma. Dà l'impressione che viva di vita propria e prova a contaminare le altre cellule con una velocità straordinaria. L'empio è descritto nel testo di oggi come un cancro. È veloce e si diffonde rapidamente, portando morte e distruzione ovunque vada. Lo strumento utilizzato è la lingua. La lingua crea intrighi, maschera la verità, inventa falsi allarmi, contamina tutto ciò che tocca. Il male viene mascherato, come chi non vuole niente. Lo sapevate che, tizio? Non so se dovrei dire, ma penso che... Questo segreto è solo per te, non dirlo a nessuno, perché se qualcuno me lo chiede, io nego. Non crederete che è così? Apparentemente, il male è sempre innocente. Si accende solo il fusibile e l'esplosione è il problema della pompa. Egli assicura poi, non ho mai detto niente, ho solo suggerito. Ma dove va? Lascia amicizie rotte, immagini rovinate, nomi macchiati e alla fine fango, sporcizia e maldicenza. Il libro dei Proverbi parla più volte del potere della parola. Il saggio, che mantiene un rapporto quotidiano con Gesù, userà la parola per costruire e non per distruggere. Le parole edificanti valgono molto e costano poco, mentre le espressioni distruttive hanno un costo esorbitante e durano a lungo. Agiscono come un boomerang, ritornano sempre, e la persona stessa che le ha dette ne è colpita. Dal momento che il cuore è la fonte di sentimenti, e questi sono espressi in parole, è necessario tenere sempre la fonte pulita, e Gesù è l'unica persona che può fare ciò. La disciplina umana è una soluzione di fantasia. Serve appena per tappare i buchi lungo la strada, con un po' di terra. Ma con la prima pioggia cade tutto. Tutto ritorna al suo stato originale. Cerca di nuovo Gesù, oggi. Impara a convivere con Lui. Le lotte della vita non ti terrorizzeranno. Le nuvole scure non faranno paura. I tuoi nemici possono cercarti, ma se tu stai con Gesù, avrai sempre una via d'uscita. L'uomo senza Dio, prima o poi, si immerge nella malvagità, perché l'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. Che Dio ci benedica e buona giornata.